Buongiorno, benvenuti alla lezione numero 8 sulla vulnerabilità e resilienza della tratta e prospettive di genere. Quindi iniziamo rispondendo ad alcune questioni che sono rimaste in sospeso dalla lezione precedente. Le registrazioni delle lezioni saranno presto disponibili sul canale YouTube del professor Vereni, quindi accessibili sempre dal suo blog. Credo, insomma, dateci un paio di giorni e c'è bisogno di, insomma, è un processo piuttosto lungo quello di inserimento delle lezioni. C'è uno studente molto disponibile del primo modulo del professore che si è reso disponibile a fare questo anche per noi, per questo modulo, e quindi le troverete poi sul canale YouTube. Insomma, vi connettete, fate tutte le cose. Nel folder rimangono sempre disponibili sia i papers che i PowerPoint sui quali lavoriamo. E appunto, se poi avete altre domande, questioni, scrivetemi oppure mettete in chat le questioni che volete discutere. L'ultima volta, cioè lunedì, eravamo rimasti in sospeso, parlavamo di tratta, no? Di trafficking e smuggling, la differenza fra i due fenomeni, e in sospeso era rimasta una domanda, mi sembra di, non mi ricordo più di chi, però. In cui si chiedeva che cosa, appunto, di che cosa si trattavano le operazioni Mare Nostrum e Triton, in che cosa erano differenti, no? Le operazioni prima del governo italiano e poi dell'Unione Europea di pattugliamento del mare, come, in che cosa cambia, in che cosa sono diverse, nello specifico. Ora io vi condividerei lo schermo per farvi vedere alcune cose che vi possono essere utili allo scopo. Chi è che me lo chiedeva, che non me lo ricordo più? Forse Lorenzo? Vabbè, non importa. Allora, condividiamo lo schermo. Allora, sul sito di Save the Children c'è un bel, eccolo qui, un bel riassunto su quello che va saputo su Mare Nostrum e Triton. E quindi vorrei leggerlo qui con voi. Qui c'è un errore su una data, adesso la specifichiamo. Il Mare Nostrum è un'operazione italiana militare umanitaria partita il 18 ottobre 2013. Non so se vi ricordate, nel 2013 fu un naufragio tremendo a largo di Lampedusa. 366 morti in un naufragio soltanto, quindi quella fu chiamata la tragedia di Lampedusa, e da lì, diciamo, il governo italiano intraprese una serie di operazioni specifiche per cercare di evitare che questo tipo di fenomeni accadesse ancora, e quindi lancia questa operazione per garantire la salvaguardia della vita dei migranti in mare, e anche, e questo è stato, diciamo, un momento importantissimo, il tentativo del governo italiano di cercare di assicurare la giustizia a tutti coloro che lucravano sul traffico illegale dei migranti, quindi non soltanto salvataggio, ma cercare anche di individuare quali fossero i trafficanti. Abbiamo detto l'altra volta, operazione molto complessa, perché tra trafficking e smuggling c'è una grande differenza, però chiaramente si possono identificare i trafficanti in un'operazione militare di polizia molto molto organizzata come era Mare Nostrum. Venivano impiegati mezzi della Marina Militare, guardie costiere, aeronautica e guardie di finanza, che eseguivano operazioni di ricerca e soccorso anche in acque internazionali. Quindi Mare Nostrum si spingeva oltre le 30 miglia dalla costa, che sono normalmente che sono le acque nazionali, andava anche oltre a cercare di salvare i migranti che trovava anche lì, e lì riusciva anche a trovare molto spesso i responsabili del traffico irregolare di migranti. Era un'operazione molto costosa, costava 9 milioni e mezzo di euro al mese, e durante l'operazione di Mare Nostrum sono stati soccorsi 189.741 persone, quindi tantissime. L'operazione si è conclusa il 31 ottobre, non è 2013 ma 2014, quindi dura un anno in realtà, e poi viene sostituita da Triton il 1 novembre del 2014, quindi diciamo c'è un anno di Mare Nostrum, e poi subentra Triton. Che differenze ci sono? Che Triton non effettua ricerca di salvataggio a oltre 30 miglia dalla costa, rimane in acque territoriali italiane,
Perché deve controllare le frontiere, di fatto. Non è la missione non è il salvataggio di migranti, non è il perseguimento della ricerca dei responsabili del traffico illegale. Le operazioni di soccorso vengono operate soltanto, vengono messe in atto soltanto in caso di estrema necessità. E non ci si spinge verso le coste libiche come accadeva con Mare Nostrum, un'operazione forse infatti molto di meno ed è di 2 milioni e 9 al mese. Qui c'è stata anche una valutazione di Save the Children sul fatto che non è, questa operazione non è sufficiente a garantire diciamo, il salvataggio delle persone in mare. Vorrei anche farvi vedere questa, la vedete questa figura, questa foto? Vorrei, la aggiungerò al PowerPoint della settimana scorsa, così ce l'avete anche dentro, insomma, i vostri documenti. E qui ci siamo, molto schematicamente, però in maniera molto chiara, capiamo quali sono le differenze tra le due missioni. Intanto il periodo e gli obiettivi, che sono diversi, quindi Mare Nostrum garantisce la salvaguardia delle vite in mare, arresta e cerca di arrestare gli scafisti, mentre l'obiettivo di Triton è quello di controllare le frontiere. Il raggio di azione è diverso, di fino a ridosso delle coste libiche per quanto riguarda Mare Nostrum, invece solo 30 miglia delle coste italiane per quanto riguarda Triton. I paesi coinvolti sono diversi, come vedete, Mare Nostrum era un'operazione italiana alla quale ha aderito soltanto la Slovenia, mandando una nave, una corvetta, mi sembra comunque di pattugliamento, pur non avendo, diciamo, pur non essendo, non affacciando nelle acque territoriali italiane, però comunque ha deciso di contribuire a questa operazione, mentre i paesi più coinvolti in Triton sono tutti i paesi dell'Unione Europea che, appunto, essendo un'operazione europea, coinvolge tutti. Come vedete, c'è anche un diverso dispiegamento di forze. Molte meno navi per quanto riguarda Triton in mare, il costo è diverso e soprattutto il numero di migranti soccorsi è diverso. Chiaro, il numero qui è per soltanto diciamo, i primi 4 mesi di attività, quindi certamente non copre tutto il periodo di Triton, però il numero di migranti soccorsi in mare è drammaticamente diverso. Chiaramente sono due operazioni che hanno due obiettivi anche differenti. Spero che sia più chiaro adesso su che cosa significa la differenza tra due modalità di pattugliamento del mare di questo tipo e che tipo di conseguenze hanno avuto appunto sull'accesso dei migranti a un arrivo, diciamo, a un arrivo in cui non dovevano rimanere in mare e soprattutto poi c'è la questione della ricerca dei trafficanti, che è un tema complicatissimo, in cui però l'Italia si è spesa molto in quell'anno, nel 2013, insomma, e ne ha assicurati la giustizia, mi sembra una trentina. Ora, difficilissima, operazione molto difficile, però insomma, in cui sono riusciti a trarre alcune conclusioni importanti, non solo dal punto di vista del salvataggio delle persone, ma anche del prosecution si dice in inglese, no? Cioè dell'assicurare la giustizia ai responsabili. Oggi, se non ci sono domande su questo io. Mare Nostrum è stato sostituito perché è troppo costoso, perché è cambiato il governo, perché l'Europa voleva prendersi, diciamo, voleva esserci nel controllo delle frontiere, non voleva lasciarlo soltanto all'Italia, che era assolutamente giusto anche, no? Una questione che coinvolgeva tutta l'Europa. Però il tipo di intervento proposto era completamente diverso. Ora io andrei avanti sulle questioni proprio della vulnerabilità oggi, no? Passiamo appunto da quali sono le vittime di tratta, abbiamo visto chi possono essere. Vorrei discutere con voi oggi parte, diciamo, dei risultati di una ricerca che ho fatto io sul tratta di migranti sul Mediterraneo, quindi insomma dati di etnografia, una ricerca che ho condotto nel 2018 e che ha portato ad alcuni risultati che vorrei discutere con voi oggi. Qual è l'obiettivo della lezione di oggi? È quello di vedere quali sono le vulnerabilità alla tratta per le persone
in transito verso l'Italia, quindi in transito sulla rotta mediterranea, e discuterne alcune. Per discutere, diciamo, la questione che ci interessa di più è anche proprio interrogarci su quanto il genere sia un elemento di vulnerabilità, quanto lo sia, quanto non lo sia, che cosa significa e cosa succede anche alle donne quando arrivano sulle nostre coste. Ora, come abbiamo discusso l'altra volta, le vittime di tratta, diciamo, il profilo più frequente in Italia riguarda certamente le donne di origine nigeriana, molto spesso, o Africa occidentale in generale, ma le nigeriane hanno una percentuale, coprono una percentuale molto alta. E soprattutto sono, diciamo, trafficate, quindi sono davvero vittime di trafficking dall'inizio del loro percorso nella Nigeria fino all'Italia, per sfruttamento sessuale per la maggior parte delle volte. Vorrei farvi vedere un brevissimo video di Save the Children, in cui c'è la storia di una ragazza che arriva dalla Nigeria e che ci racconta, insomma, che cosa le succede. Poi c'è anche un bellissimo video del Guardian, fatto con l'associazione On the Road, che è un'associazione italiana che si occupa di salvaguardia delle vittime di tratta, che però è in inglese, cioè ha delle parti in italiano perché è girato in Italia, però diciamo poi la maggioranza è in inglese. Quindi se abbiamo un po' di tempo alla fine ve lo faccio vedere, perché appunto in italiano non c'è una versione italiana di questo video, purtroppo. Intanto vi faccio vedere questa storia e poi discutiamo sui risultati proprio tecnici della mia ricerca etnografica sulla questione non solo etnografica, ma è stata una ricerca che ha coinvolto moltissimo anche i cosiddetti stakeholders, cioè le associazioni, anche le organizzazioni internazionali, gli apparati dello Stato italiano che sono responsabili della salvaguardia delle vittime di tratta. Il link al video all'inglese, sì, ve lo posso mettere, ve lo metto anche qua sotto, così poi lo avete eventualmente. Intanto vediamo se riusciamo a vederlo durante la lezione, un pezzettino. Vi faccio vedere intanto questa. Quindi discuteremo poi i findings di questa ricerca che ha coinvolto sia le persone vittime di tratta che gli stakeholders, e vedremo quali sono, insomma, questi elementi di vulnerabilità e vediamo che cosa possiamo dire con uno sguardo antropologico rispetto a questi elementi di vulnerabilità. Intanto vi condivido, vi faccio vedere questo video. Allora, dovrebbe essere. Possiamo sempre guardare questo. Aspettate un attimo. Eccolo qua. È un video di Save the Children, che racconta la storia di questa ragazza. Vediamo se lo vedete. Mi chiamo Sonia e ho 21 Sì, anni. Ho perso i miei sente. genitori quando avevo 16 anni. Sono cresciuta con mia zia e mia sorella più piccola. Un'amica di zia mi ha proposto un lavoro in Libia da parrucchiera e sono partita. Ma il lavoro che mi aspettava era un altro. In Libia questa signora voleva costringermi a prostituirmi. Ma io non volevo e sono scappata. Dopo giorni in mare, a 17 anni, sono arrivata a Palermo. Due uomini del mio paese mi avevano promesso un lavoro a Bologna, sempre come parrucchiera. Per pagare i debiti del mio viaggio, costato 40.000 euro. Ma arrivare lì, ho scoperto la verità. Gli uomini del mio paese mi avevano ingannata. Il mio lavoro era fare una prostituta. Io non volevo, piangevo, mi ribellavo. Ma più mi rifiutavo, più la madame mi picchiava con bastoni e cintura. Ogni notte ero in strada dalle 22 alle 5 con il nome di Jennifer per pagare il mio debito. Ogni fine settimana davo i soldi alla mia madame. E se davo meno di 500 euro continuavo a picchiarmi. Un giorno con la scusa che non mi sentivo bene sono scappata.
Sono arrivata in Abruzzo. Ho passato tante notti al freddo in strada. Ho conosciuto gli operatori che mi aiutano tanto. Mi hanno accompagnata all'ospedale quando ho dovuto abortire. Mi hanno aiutata a frequentare un corso di cucina, a trovare lavoro nel ristorante della zona e a fare i documenti per restare in Italia. Il mio sogno è trovare un lavoro stabile e portare mia sorellina in Italia con me. Ecco, questa è una storia, diciamo, assolutamente molto drammatica ed è una storia abbastanza comune, purtroppo, nelle ragazze nigeriane vittime di tratta. Quali sono le vulnerabilità che si possono anche già vedere da questa brevissima storia? Le vulnerabilità che cosa significa? Sono quegli elementi che rendono una persona meno capace di affrontare la situazione in cui si trova e la portano, capace non soltanto per questioni personali, appunto per sue caratteristiche personali, ma anche per caratteristiche della situazione in generale in cui la persona si trova. Infatti le si dividono tra vulnerabilità personali e situazionali, adesso vi spiego cosa significa, e già qui se ne vedono, io, cioè, vedendo il video ne posso identificare almeno tre. Una vulnerabilità è sicuramente la promessa disattesa, poi un obiettivo, una speranza, stai seguendo un percorso perché alcune persone di cui ti fidi ti promettono un lavoro. Quindi certamente sei molto più vulnerabile a finire in una rete di sfruttamento perché ti stai fidando di coloro che ti stanno promettendo quel lavoro. Poi c'è il debito, il grandissimo debito che la persona vittima di tratta contrae, lei dicevano 40.000 euro, contrae per pagare questo viaggio e che chiaramente ti rende legato alla rete di sfruttamento fino a che non riesci a concludere il pagamento. E poi ci sono chiaramente le violenze continuamente subite, che sono violenze fisiche ma anche psicologiche, che rendono la persona sempre meno in grado di poter decidere di lasciare quella situazione di sfruttamento, no? Quindi ce ne sono diverse già in questi pochi minuti di video in cui possiamo conoscere qual è la storia di questa persona in maniera abbastanza, diciamo, superficiale, se volete, però già alcune cose emergono. Ora, attraverso un PowerPoint in cui vi elenco quali sono le vulnerabilità trovate durante la mia ricerca, quindi questo è proprio, diciamo, sono findings di ricerca da cui è uscito un report molto consistente in inglese, se qualcuno vi è interessato ve lo mando, insomma è un report che ha come obiettivo di capire quali siano le vulnerabilità e le resilienze alla tratta di persone per gli individui che transitano sulla rotta mediterranea e sulla rotta balcanica, che è una rotta che negli ultimi tempi ha avuto una grande risonanza, una grande importanza per i migranti in transito, anche per la chiusura, diciamo, per le difficoltà nel Mediterraneo. Quindi molti hanno scelto di intraprendere l'altra rotta, che passa dalla Turchia, Grecia, Bulgaria, Serbia, Ungheria, Austria e poi appunto Germania. Normalmente la Germania, diciamo, è l'obiettivo, il paese di arrivo più ambito per i migranti in transito su quella rotta. E, con difficoltà, immaginerete, non so se qualcuno di voi conosce la condizione politica attuale dell'Ungheria, cioè non sapete se esiste Orban, che è il presidente ungherese, in questo momento è assolutamente contrario all'ingresso nel paese di qualsiasi migrante, di qualsiasi persona non ungherese, e quindi rende la frontiera tra Serbia e l'Ungheria pericolosissima, difficilissima da attraversare proprio per questo tipo di grossissima chiusura dell'Ungheria. Il report, diciamo, si concentra su queste rotte, su questi paesi e
sulle storie delle persone che cercano di attraversarli e sulle storie delle organizzazioni internazionali e anche degli organismi dello Stato che hanno un ruolo nell'aiutare o nell'impedire, diciamo, dipende dallo Stato in questione, il transito di migranti sulle proprie frontiere. Vi riporto i dati dell'Italia e vedremo, vediamo un attimo di che cosa si tratta e perché ci servono in questo lavoro che stiamo facendo insieme. Ora, questo PowerPoint ovviamente lo avrete nel vostro folder. Io ho lasciato diciamo, i findings in inglese, poi se volete li traduco, comunque intanto li traduciamo parlandone. Aspetta che se riesco. Vedete tutti? Sì, spero. Ok, quindi dividiamo tra vulnerabilità personali e di situazione, ok? Quelle personali più importanti che normalmente vengono anche definite dalle organizzazioni internazionali, no? Se lavorerete per organizzazioni come UNHCR, che è l'Alto Commissariato dei Rifugiati, oppure IOM, che si occupa di l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ma anche per ONG e associazioni più piccole, Save the Children, che invece è grossissima, comunque associazioni più piccole che si occupano di questi temi. Tra le vulnerabilità più importanti della persona, cioè sicuramente l'età, cioè le persone minorenni sono più vulnerabili delle persone maggiorenni. E questo è certamente un fatto, diciamo, molto importante, anche perché si è visto una ricerca che c'è un aumento allarmante di vittime minorenni, specialmente tra le ragazze nigeriane, che moltissime arrivano minorenni, anche la ragazza di cui abbiamo sentito nel video arriva a 17 anni in Italia, perché c'è una mancanza di coscienza di essere una vittima. È difficile avere la percezione di essere vittima quando si è così giovani e così giovani si viene sfruttati. C'è una minore capacità di opporsi al network di trafficking quando si è minorenni. E quando si tratta anche di sfruttamento nell'agricoltura, gli uomini più giovani si vede, si evince dalle interviste fatte che sono più disponibili ad accettare una condizione di sfruttamento. E poi c'è il tema che invece riguarda appunto sempre l'età, però riguarda il mercato del sesso in Italia, per cui le ragazze, e questa è un'informazione piuttosto agghiacciante, però l'ho sentita riportare più volte, che le ragazze giovani, cioè minorenni, sono più attraggono di più delle adulte. È una richiesta del mercato sessuale italiano. Quindi, insomma, le minorenni rendono di più. Quindi l'età è certamente un elemento importante. Sull'età vorrei subito dire una cosa, comunque, che c'è un tema complesso sull'età, che è il passaggio all'età adulta. Voi saprete, magari, che quando un minore arriva in territorio italiano ed è un minore non accompagnato, straniero, un bambino per noi, non importa se appunto è un migrante economico, se è un migrante forzato, viene trattato immediatamente come un rifugiato e quindi gli vengono immediatamente garantiti tutti i diritti della persona che richiede asilo e che ottiene asilo. Non si fa differenza se vieni da un paese più o meno in guerra, se sei minore, quindi vieni tutelato completamente. L'Italia ha un livello di tutela dei minori altissimo, molto strutturato, molto ben fatto, ci sono centri solo per minori, che garantiscono tutta una serie di attività, che garantiscono la possibilità di continuare la scuola, sono molto seguiti. Il problema è quando questa persona dai 17 anni e 364 giorni diventa diciottenne. Quando quella persona diventa diciottenne, improvvisamente tutti i diritti che ha in quanto minore decadono perché è maggiorenne. Quindi si è anche verificato, io ho riscontrato moltissime volte, parlando con persone che si occupano di questi ragazzi, di queste ragazze,
che nel passaggio all'età adulta forse è quella il momento più vulnerabile in assoluto, paradossalmente. Non è neanche quando sei più piccolo, perché quando sei più piccolo le tutele le hai garantite sempre. Quando passi all'età adulta c'è un momento in cui c'è un buco, in cui non puoi più stare nel centro per minori perché non sei più minore. Se non hai un percorso di studi già avviato, che normalmente lo Stato italiano ti garantisce di portare a termine, rimani senza collocazione. Normalmente non starai lavorando perché sei minore, quindi non hai nemmeno un lavoro che ti possa traghettare verso una condizione di stabilità economica. Quindi, insomma, ci sono quel momento lì andrebbe molto più seguito di come va seguito attualmente. Perché si è visto che il momento in cui, per esempio, se una ragazza anche viene, se viene accolta in un centro per minori, riesce a continuare a studiare, eccetera, il momento in cui esce dall'accoglienza per minori è il momento in cui è più vulnerabile nell'essere, per esempio, attratta in una rete di traffico in cui può essere sfruttata. Lo stesso un giovane ragazzo, insomma, il genere in questo caso non ha grande peso. Il genere è poi invece, diciamo, il grande discriminante sulla questione della vulnerabilità, soprattutto per quanto riguarda le politiche delle grandi organizzazioni. Le donne sono sempre più vulnerabili degli uomini e questo è un tema che sarà il protagonista delle nostre prossime lezioni perché vorrei smontare questo stereotipo, nel senso che il genere può essere il genere, ovvero essere donne in questo caso, o essere comunque. Anche avrebbe potuto essere tanto essere donne, essere anche per esempio omosessuali, transessuali, che de determina appunto essere, un termine del genere sia un elemento di vulnerabilità. Ma diciamo, chiudere le donne dentro la scatoletta di vulnerabili sempre, da un lato, e escludere completamente gli uomini dalla vulnerabilità, uomini adulti dalla vulnerabilità, crea grossi problemi nel riuscire a proteggere e tutelare tutti gli individui che hanno bisogno di essere protetti e tutelati. Ne parleremo abbondantemente, quindi non preoccupatevi ora di subito di capire cosa significa. Certamente il genere comunque rimane un tema importante attorno ai quali ci si interroga molto rispetto all'essere un portatore di vulnerabilità, ovvero le donne che viaggiano sole di tutte le nazionalità sono più vulnerabili, specialmente se viaggiano con i bambini. Sono più vulnerabili perché molto spesso lo sfruttamento a scopo sessuale, anche se non è l'obiettivo finale con cui la persona viene portata da un paese a un altro, ma abbiamo visto in transito questo può succedere, vengono appunto molto spesso diventano vittime di sfruttamento sessuale. Una procuratrice, diciamo, la sua procuratrice di Palermo mi ha detto che secondo lei, che ha lavorato molto con vittime di tratta e anche con uomini vittime di tratta, secondo lei le donne sarebbero meno libere di parlare, di denunciare, avrebbero più paura di una vendetta da parte del network di sfruttamento. Secondo lei, gli uomini hanno più capacità di opporsi, di parlarne, di denunciare. E questo perché? Interessante il perché, le chiesi appunto, ma in che senso perché? E lei mi disse che secondo lei è perché non, le donne non hanno altre opzioni, a parte il mercato di sfruttamento sessuale. Mentre gli uomini, anche se vengono sfruttati in agricoltura, possono denunciare quella situazione e cercare lavoro da un'altra parte. Mentre le donne si sentono molto meno libere di trovare un altro lavoro, un'altra collocazione. E questo, se volete, fa anche parte, diciamo, è la stessa trappola della vittimizzazione e della vulnerabilità. Una donna che è in quel contesto, soprattutto per le nigeriane, è difficilissimo per una donna nigeriana che esce anche dal contesto di sfruttamento, che riesce a denunciare, che riesce a uscire dalla rete di sfruttamento, proporsi per un lavoro in Italia e non essere trattata come una prostituta. C'è moltissimo pregiudizio
rispetto alla collocazione sociale di una donna nigeriana. E quindi è molto difficile per loro uscire da questa scatola in cui sono state messe nel momento in cui sono partite da questo viaggio, ma in cui anche l'Italia le mette, anche noi stessi che facciamo delle attività di supporto, eccetera, continuare a individuarle come persone vulnerabili e vittime in continuazione, difficilmente aiuta loro a trovare una collocazione diversa. Certo, anche gli uomini possono essere vittime di tratta per sfruttamento sessuale, specialmente anche insomma, diversi casi di uomini omosessuali che vengono sfruttati in Libia, ma ci sono certamente molte meno prove di questo, racconti di questo. Poi abbiamo tutta una serie di vulnerabilità situazionali, cioè date dalle condizioni in cui la persona si trova, capite la differenza, no? Ci sono vulnerabilità che uno si porta appresso perché è giovane, è una donna, eccetera, eccetera, e vulnerabilità che si costruiscono nel momento in cui ci si trova in quella situazione specifica. E sono tutte vulnerabilità legate a cose che abbiamo già discusso, quindi vorrei riportarvi a tutti i temi che abbiamo trattato all'inizio del corso fino adesso e vedere quanto questi temi, queste questioni, siano di fatto un elemento di vulnerabilità alla tratta, cioè come trovarsi in quella situazione specifica ti rende più vulnerabile a diventare una vittima di tratta per sfruttamento sessuale o lavorativo. Il fatto che il viaggio abbia un costo molto alto e quindi ci sia la necessità di contrarre un debito, che sia un debito nel paese di origine, come accade molto spesso ai donne nigeriane, o che siano debiti in transito, come abbiamo discusso l'altra volta, no? Cioè, per la storia di Kofi Ghana che si trova in Niger e non ha più soldi per continuare, no? Che cosa fa? Lui diventa uno smuggler lui stesso. Molti altri magari si affidano a reti di traffico che promettono di pagare per te, ma ai quali poi devi un altissimo prezzo. Il debito molto spesso è molto più alto di quanto si aspettino le persone. Alle ragazze nigeriane succede molto spesso che viene detta una cifra che loro suppongono sia in naira, il naira è la moneta nigeriana, e che in realtà è in euro. E quindi è tipo 10, 20, 30 volte più alta di quella che loro si aspettano che sia. C'è una sorta di obbligo con la famiglia di origine che tu hai se la famiglia di origine ti ha dato quei soldi per partire, quindi ti senti in obbligo di doverli restituire, comunque dover rimandare indietro dei soldi e quindi ti trovi in una situazione in cui non puoi rifiutare la tua condizione di vittimizzazione e di sfruttamento in Italia, e molto spesso succede di finire i soldi durante la fase di transito, e quindi aver bisogno di a volte affidarsi a reti di trafficanti perché non si hanno più i soldi per continuare. Ci sono domande o cose che non capite, che non vi sono chiare durante la spiegazione, fermatemi, e fatele, scrivete oppure alzate la mano e chiedete. Il transito, di cui avevamo parlato molto all'inizio, è esso in se stesso un fattore di vulnerabilità. Ovvero la Libia è un fattore di vulnerabilità, dove le persone, come abbiamo visto, soffrono violenze, abusi fisici, psicologici, sfruttamento sessuale, malnutrizione. A volte vengono incarcerati e torturati. I migranti possono diventare vittime di tratta e sfruttamento anche se si muovono indipendentemente, come abbiamo già visto. Le persone possono essere derubate e possono, appunto, casualmente, non solo derubate, ma gli possono essere chiesti, appunto, delle sorte di tasse per continuare. E questo tipo di continua richiesta economica ad ogni frontiera, ad ogni posto di blocco, peggiora di molto le condizioni economiche del migrante e quindi continua a essere in una situazione di pericolo di dover contrarre un debito, durante la fase di transito. Il viaggio nei barconi verso l'Italia è molto pericoloso e oltre ad essere molto pericoloso è una
esperienza traumatica. Sulla questione del trauma anche ci soffermeremo poi oggi, perché nel senso parliamo anche sempre di cosa succede tecnicamente, le persone non possono attraversare, devono pagare, devono fare, molto spesso finiscono in carcere, eccetera. Quello che anche passa un pochino in sordina quando parliamo di questi eventi, dei numeri delle persone che arrivano, dei numeri delle persone che muoiono in mare. Stiamo parlando di persone che arrivano in Italia con un livello di debolezza psicologica dovuto ai traumi subiti che è altissimo. Quindi non abbiamo soltanto persone che magari fanno fatica a integrarsi o non riescono a trovare il lavoro. Non abbiamo persone che sono arrivate appunto in aereo tranquillamente da un paese a un altro e stanno qui serenamente a cercare un lavoro se lo trovano. Sono persone che hanno subito degli abusi tremendi, molto spesso, e quindi siamo di fronte anche alla necessità di chiederci chi abbiamo qui e a chi chiediamo di integrarsi in maniera pacifica, tranquilla, ordinata e a diventare dei buoni, possibili futuri cittadini italiani nel momento in cui riescano ad avere il permesso di rifugiato e quindi poi possono anche accedere ad altri tipi di documenti sicuri per restare. È un'esperienza infatti che può portare a reali, faticose vulnerabilità psicologiche. Quando arrivano in Italia, e questo sono quando ho parlato molto con i migranti che mi raccontavano di sentirsi bloccati, disperati, senza casa, e questo ha una grande influenza negativa nella possibilità di riprendersi e di andare avanti col proprio percorso di vita. E può portare soprattutto al rischio di essere ritrafficati. Cioè magari si riesce ad uscire dalla rete di tratta, ma poi, non vedendo nessun altro tipo di possibilità di fronte a sé, nel momento in cui di nuovo la rete di trafficanti approccia indietro la persona, questa persona può anche non essere in condizione di decidere liberamente se riaffidarsi a loro o meno. Vedo che c'è forse una domanda, forse due. Randomly bribed significa bribe è quando chiedi una tangente, per dire, no? Quando vieni fermato. Randomly è in maniera random. Bribe è la tassa, tra virgolette, irregolare che tu chiedi quando, per esempio, un migrante arriva in un certo, c'è un posto di blocco della polizia che dici, ti controlli i documenti, ah, tu sei in transito verso, vieni da un paese africano, sei in transito verso l'Italia, bene, se dammi il passaporto, se vuoi tenerti il passaporto sono 30 euro, altrimenti lo prendo e te lo tengo io fino a che non decido io. I migranti sono costantemente messi, soprattutto in transito in Libia, ma anche nei paesi prima, in condizioni di dover affrontare questo tipo di richieste economiche assolutamente irregolari. C'è nessuna, ma spesso la polizia stessa fa questo tipo di richieste ai migranti. Poi, oltre al transito, c'è la situazione al momento dello sbarco, che è stata identificata come un possibile momento di vulnerabilità. Ovvero, quando una persona sbarca ed è stata vittima di sfruttamento già nel paese da cui sta transitando, oppure sta arrivando vittima di tratta, ovvero c'è tutto un network che ti aspetta in Italia, vi dicevo, raccontavo l'altra volta, no? Ragazze nigeriane che spesso arrivano con un numero di telefono in tasca che devono chiamare per rifinire dentro, diciamo, dentro il sistema organizzativo in cui loro pensano di avere un lavoro regolare o un lavoro normale, ma in realtà c'è una rete di sfruttamento tutto questo. Si è, diciamo, la maggior parte delle persone con cui ho parlato, sia i procuratori della Repubblica, in Sicilia, soprattutto Catania e Palermo, sia varie associazioni che si occupano di migranti, si sono accorti che
l'identificazione immediata della vittima è la cosa più importante da fare. Appena se si capisce subito che quella persona può essere una vittima di tratta, è il momento giusto per identificarla e per aiutarla a capire che può uscirne, che ci sono in Italia le strutture che accolgono le persone che sono vittime di tratta, che seguono tutto il percorso. Però le situazioni dello sbarco non sono esattamente un momento tranquillo in cui c'è il tempo, c'è la possibilità di parlare con tutti serenamente, di avere un mediatore culturale, un mediatore linguistico che traduca esattamente alle persone, tutti quanti, quello che sta succedendo, eccetera, eccetera. Quindi è molto difficile fare questa cosa, che è l'identificazione immediata, anche se sarebbe la più importante per evitare che le persone siano vittime di tratta in Italia. Lo sbarco è un momento molto affollato, molto confuso, dove le persone raramente riescono a ricevere l'assistenza adeguata, e dove c'è spesso anche della violenza praticata anche da parte delle forze di polizia. Violenza, non penso necessariamente a livelli di violenza tipo Libia, però persone che sono costrette a restare sedute sotto il sole per molto tempo in attesa di essere visitate, per esempio, in attesa di rispondere al primo questionario che viene fatto, che è una forma di violenza, chiaramente, no? Una forma di costrizione. E poi ci sono dei tempi molto stretti per poter identificare le vittime e le vittime potenziali. Quindi il momento dello sbarco, che sarebbe il più importante, è in realtà il più difficile. E quindi si fa fatica a trovare il modo, il momento e le modalità in cui dare alla persona la possibilità anche di dire: io ho questo numero da chiamare, aiuto, cosa devo fare? Anche perché immaginerete, poi ne ridiscutiamo sulla questione della mancanza di informazioni, sono persone che arrivano da un contesto completamente diverso. Sono persone che spesso non sanno nemmeno dove sono. Infatti, una delle strategie, i mediatori e degli operatori è quella di arrivare a una mappa del mondo, indicargli il loro paese di origine e dove sono in quel momento, perché non hanno idea di dove sia l'Italia, non lo sanno dove sono. Non sanno dove sono e tantomeno sanno quali sono le cose a cui hanno diritto quando arrivano in Italia. C'è un sistema in Italia di cui adesso parleremo che è un ottimo sistema di tutela delle vittime di tratta, che garantisce un anonimato, un posto in cui stare, garantisce vitto, alloggio, accesso al lavoro, un percorso particolare che viene attivato nel momento in cui la persona si dichiara vittima di tratta. Poi ci sono i respingimenti differiti, che è una pratica irregolarissima che viene fatta però in Italia dalla polizia italiana. Queste sono testimonianze che ho ricevuto direttamente da Caritas in Sicilia, ma ovviamente lo sanno tutti, non è che Caritas ha avuto il coraggio di rilasciarmi un'intervista con nomi e cognomi senza avere paura di dirlo apertamente. Queste pratiche, adesso vi descrivo cosa sono delle pratiche di violazione di diritti umani dei migranti e che certamente aumentano la vulnerabilità alla tratta. Cos'è un respingimento differito? È quando una persona, soprattutto accade ai tunisini, che arrivano in Italia e gli vengono chieste, quando arrivi in Italia vengono fatte le domande normalmente, no? Per capire se sei una persona che sta chiedendo asilo oppure no. Le domande che vengono fatte normalmente ai tunisini sono: sei venuto per lavorare? La risposta è certo che sì. O sei venuto per far sì che lo Stato italiano ti dia da mangiare e da dormire? Certamente no, voglio lavorare, no? Voglio avere una vita indipendente, non voglio pesare su nessuno. E queste due risposte, unite ad altre che vengono fatte, unite al paese di origine, a Tunisia, che non è un paese in conflitto, fanno sì che le forze dell'ordine definiscano queste persone come non intitolate a chiedere asilo.
perché sarebbero dei migranti economici che stanno cercando lavoro e non delle persone che stanno fuggendo da un conflitto. Gli danno quindi un foglio di 7 giorni, possono stare 7 giorni sul territorio italiano e poi devono tornare a casa, senza la possibilità di chiedere asilo, cosa che, come abbiamo già discusso, è una possibilità che deve essere data a tutti quelli che la vogliono chiedere. Il problema è a monte anche, perché molto spesso non sanno che possono chiedere asilo, e quando non lo sanno, non lo fanno subito, e vengono quindi respinti senza aver avuto l'adeguata informazione rispetto alla loro condizione. Cosa succede? Che loro chiaramente in 7 giorni non tornano a casa, rimangono in Italia perché un lavoro lo vogliono trovare veramente e lo cercano. Il loro livello di vulnerabilità rispetto alle organizzazioni criminali di sfruttamento è altissimo perché non hanno soltanto un foglio di via in mano. Non hanno nessun documento che permetta loro di rimanere regolarmente o di rimanere per un periodo in attesa di fare la domanda, eccetera. Di loro sono assolutamente sfruttabilissimi perché non sono, non possono nemmeno riferirsi alla polizia a denunciare perché non sono in condizione di farlo. Se denunciano alla polizia di essere sfruttati, vengono immediatamente rimandati indietro perché non hanno alcun documento che permetta loro di rimanere. Sono stati definiti spesso appunto nobody people, persone nessuno, sono nessuno queste persone. Non esistono per il sistema italiano, non esistono perché non sono stati registrati da nessuna parte, non vengono semplicemente rimandati a casa. E sono certamente vulnerabilissimi alla tratta e allo sfruttamento. Il sistema stesso di accoglienza e di accesso alle richieste di asilo è stato definito da molti, per esempio le persone con cui ho parlato, come una vulnerabilità, che vi sembrerà una cosa strana, nel senso che dovrebbe essere il sistema che tutela, ma per il modo in cui è fatto e per il modo in cui stiamo affrontando questa questione in questo momento, è per certi versi una fonte di vulnerabilità. Cosa vuol dire e perché? Intanto i migranti non hanno scelta a parte entrare nel sistema di asilo, come vi ho già detto. Spero che questa cosa sia chiara, no? Un migrante non è che sempre è un rifugiato, sempre deve richiedere asilo per voler restare in un paese. Normalmente, se io vado negli Stati Uniti non vado mica a chiedere asilo, ci vado con il visto, giusto? Non potendo loro avere un visto regolare, proprio non potendo io. Sono varie storie che conosco, varie storie che mi riguardano anche rispetto a questa cosa qui. Cioè, perché vi sia più chiaro possibile, perché è una cosa abbastanza strana se uno non ha avuto rapporto, non conosce queste situazioni, è un po' strano da capire dal nostro punto di vista. Io ho provato a far venire gli amici miei ghanesi, che mi hanno aiutato, dei miei collaboratori di ricerca con cui ho lavorato per tanti anni, dai quali ho vissuto e con i quali ho un rapporto molto stretto, e ho provato a farli venire in Italia 2 settimane in vacanza e non ci sono riuscita, nel senso che l'ambasciata italiana in Ghana non forniva visti a queste persone, nemmeno con la garanzia mia che li avrei ospitate io, che mi sarei occupata io finanziariamente del loro benessere nel paese, perché erano profili che secondo loro non erano profili affidabili, ovvero persone che sarebbero potute rimanere là. E lì è il momento in cui sono io stessa italiana a cercare di portare avanti il processo e non ci riesco, diciamo, è abbastanza significativo. Fossero stati dei ricchissimi imprenditori, non avrebbero avuto alcun problema. Non è che tutti i ghanesi o tutti i nigeriani non possono venire in Italia. Però quando uno è in una condizione medio-bassa, fa un lavoro normale o non ha un lavoro, se non ha un lavoro ancora peggio. Gli ho presentato una serie di riferimenti e niente, ti viene negato. Anche altri ragazzi ho conosciuto in Senegal addirittura devi, per richiedere il visto infranto alla Francia, per esempio, che è il paese più gettonato per i senegalesi, per ragioni di affinità linguistica e anche culturale, insomma. I senegalesi riescono, devono, scusate, fare una richiesta all'ambasciata francese. Vi si pagano questa richiesta
120.000 SEFA, insomma una certa cifra, e sia che la risposta sia sì o no, questa cifra la devi pagare lo stesso. Ricevono una no e la cifra non viene restituita, quindi anche un investimento economico, la richiesta di visto, che molto spesso viene negata, non sempre, però molto spesso viene negata. Insomma, le condizioni di accesso a un arrivo regolare nei paesi europei per persone africane, in questo caso, ma anche per le persone del sud-est asiatico, per le persone del Sud America, insomma, il sud del mondo ha sempre molte difficoltà ad accedere al nord in maniera regolare. Quindi, è per questo che quando arrivano in Italia cercano di entrare nel sistema di asilo, anche se non è la loro situazione a prevedere di garantire asilo. Se la loro richiesta è rigettata, hanno due scelte: o tornare a casa, scelta molto poco praticata, oppure rimanere regolarmente nel territorio italiano. E la irregolarità è essa stessa una forma di vulnerabilità. È chiara questa cosa, questo Ambrosini, che è un sociologo molto famoso, insieme a Milano, che lavora molto sulle migrazioni e ha lavorato tanto sulla questione di quanto l'irregolarità sia vulnerabilità. Se tu sei irregolare, questo l'abbiamo detto tante volte, spero che la cosa sia chiara, se non lo è, lo ripeto, essere irregolare è una condizione che ti impedisce di scegliere liberamente cosa fare e ti impedisce soprattutto di riportare alla polizia o alle autorità preposte la condizione di sfruttamento in cui ti trovi. Quindi sei bloccato, rimani lì. La lunghezza delle procedure di richiesta di asilo è un altro tema di vulnerabilità. Si può rimanere fino a un anno e mezzo, due, in attesa della richiesta di asilo. In questo anno e mezzo, due, cosa succede a questa persona che sta in un centro di accoglienza? Se è molto fortunata, questa persona avrà accesso a dei corsi, a delle attività alternative, molto difficilmente troverà lavoro, anche se formalmente può. Non è negato l'accesso al lavoro da parte dello Stato italiano attraverso il permesso che la persona ha in mano, ma difficilmente accede regolarmente al lavoro. Molto difficile che qualcuno assuma un migrante in attesa della risposta della commissione. Anche se di casi ce ne sono, personalmente conosco, insomma, delle persone che sono state assunte in situazioni assolutamente regolarissime da persone che telefonavano, datori di lavoro che desideravano dare lavoro a queste persone, che chiamavano i centri di accoglienza e che chiedevano: ci sono le persone che potreste indicarci come possibili potenziali potenziali lavoratori per questa azienda agricola, oppure questa situazione lavorativa, posizioni che noi stiamo aprendo, e alcune persone sono state assunte. Sono casi meravigliosi, virtuosissimi, però diciamo, non certo la maggioranza. In queste fasi, appunto, i minori possono diventare adulti e quindi entrare in quella sacca di vulnerabilità di cui parlavamo prima. E poi comunque si tratta di un anno e mezzo, due, senza lavoro, prospettive, in cui è depressione e mancanza di stimoli per poter continuare la propria difficile esperienza, insomma, in un paese diverso, sono, molto frequenti. La condizione delle strutture di accoglienza, specialmente nei CAS, che sono i centri di accoglienza straordinaria, che adesso in Italia non ci sono nemmeno più, sono ritenuti essere molto pericolosi. Perché? Perché sono centri molto grandi, in cui ci sono molte persone, e in cui le potenziali vittime di tratta vengono adescate dalle reti di sfruttamento. A volte ci sono addirittura i trafficanti vivono, sono migranti loro stessi che vivono all'interno dei centri. Quello che si è notato è che c'è una mancanza anche di operatori che sappiano che cos'è la tratta, che sappiano identificare una vittima di tratta, che conoscano il fenomeno e che siano in grado quindi di isolare eventualmente persone più vulnerabili o chi è
che può essere anche parte della rete di traffico stessa. Qui la mancanza di preparazione operatori non è certo colpa degli operatori, ma è perché non ci sono abbastanza né fondi né soprattutto volontà di costruire dei profili ben preparati nel monitoraggio di queste situazioni delicate. La questione delle impronte, allora, Reception Center, questo è un tema specifico di Ventimiglia, però interessante. Il fatto che ora le impronte vengano prese alle persone, vi ricordate la questione delle impronte, no? Che abbiamo discusso nella seconda lezione in relazione alla comprensione del sistema di Eurodac dove ci sono le impronte dei migranti e per il quale si decide, secondo il regolamento di Dublino, che una persona deve seguire l'iter di accesso all'asilo nel paese in cui le impronte sono state per prime prese. Vi ricordate questa cosa? Ora, a Ventimiglia succede questo: a un certo punto c'erano un sacco di migranti che dormivano lungo il fiume, in situazioni molto precarie dal punto di vista della salute, proprio freddo, umido, nessun accesso a servizi igienici, quindi situazioni molto veramente, veramente al limite. A un certo punto il sindaco del paese chiude tutti questi, fa sgomberare tutte queste insediamenti irregolari e la Croce Rossa apre un centro di accoglienza finalmente. Centro di accoglienza che intanto era tipo 5 km dal centro del paese, quindi le persone difficilmente, insomma, decidevano di insediarsi lì, ma un centro dentro il quale era obbligatorio lasciare le proprie impronte nel momento in cui vi si entrava, che è la ragione stessa per cui un migrante non. Se un migrante si trova a Ventimiglia è perché vuole andare in Francia. Se voleva restare in Italia non finiva a Ventimiglia. Se tu gli fai lasciare l'impronta in Francia, scusate, in Italia, Ventimiglia veramente a 10 metri fisicamente dal suo obiettivo, quello di riuscire ad arrivare in Francia, veramente nessuno accetterà di restare lì. Perché se le impronte vengono prese in Italia, appena poi lo ricontrollano in un altro paese, questa persona sarà obbligata, secondo i regolamenti di Dublino, a tornare in Italia e perderà la possibilità di continuare il suo viaggio verso il luogo dove vuole andare. È chiara questa cosa del tema impronte, quanto può essere complicato, no? Nel momento in cui tu lasci le impronte in Italia, appena ti riferma la polizia, devi tornare in Italia. Ti rimandano proprio in Italia senza che tu possa evitarlo, anche se hai la famiglia o gli amici col lavoro già pronto in Germania. Altra storia molto frequente, persone che arrivano dalla Germania dopo 2 anni che stanno lavorando irregolarmente, ma comunque con successo in Germania, e che vengono fermati un giorno dalla polizia tedesca che trova che le loro impronte sono state prese in Italia 2 anni prima, che vengono rimandati qui senza lavoro, senza amici, senza niente, non sanno cosa fare perché il regolamento di Dublino li obbliga a seguire questo iter. Chiaramente Ventimiglia è un luogo di grandissima vulnerabilità alla tratta, perché le persone stanno vagando per la città e per i dintorni in cerca di oltrepassare il confine. Possono oltrepassare il confine in mano a buoni smuggler, ma possono attraversare il confine anche in mano a trafficanti. Come possono finire in mano a trafficanti per mille altre ragioni, tra cui il fatto che non hanno accesso al centro di accoglienza dove prendono le impronte, quindi nessuno ci vuole andare in quel centro perché non vogliono lasciare le impronte, è chiara la questione. Insomma, ogni piccola storia, ogni piccolo luogo, ogni condizione specifica fa apparire tutta una serie di vulnerabilità che magari uno non considerava, no? Io non pensavo che Ventimiglia e il centro di Ventimiglia potessero essere un luogo di vulnerabilità in sé, pensavo che lo fosse il bisogno di attraversare la frontiera, certamente, ma il fatto di essere lì non mi risultava complesso. Invece si è rivelato particolarmente un caso molto interessante e molto, molto difficile da valutare. È tutto chiaro? Sto dicendo cose che vi risuonano, vi ritornano in qualche modo rispetto alle cose che ho detto finora? O c'è qualche dubbio?
No, tutto chiaro, grazie professoressa. Se poi volete fare domande, ovviamente fatele, che so, io sono dentro la cosa da un po' di tempo e magari non è tutto chiarissimo. Poi vabbè, i regolamenti europei possono essere una fonte di vulnerabilità. Sto dicendo cose abbastanza impopolari, cose che io non ho pubblicato così come vi sto dicendo adesso, perché non è proprio, sono proprio cose che si possono dire, cioè si possono dire, però certamente non è, poi ci deve essere un contraddittorio anche su questo. Però ci sono certamente le divergenze tra le culture politiche legali degli stati europei e membri europei, quindi trattamenti diversi nei confronti dei migranti nei diversi paesi, sono una fonte di vulnerabilità. Anche perché una persona magari vuole accedere a un altro paese perché lì si trova lavoro più facilmente, lì c'è un sistema diverso di gestione nei centri ti insegnano la lingua per forza, tutta una serie di cose, o ti danno dei soldi, cosa che invece in Italia non succede. In quel modo la persona si mette in condizione di transitare verso quest'altro paese pur non avendone la possibilità e diventa quindi irregolare e ha quindi problemi a rimanere sicura, in maniera sicura fuori da reti di sfruttamento. Poi c'è la questione di Dublino, che abbiamo già discusso, e che è percepita da molte delle persone con cui ho parlato come una grande minaccia alla resilienza che i network familiari e di amicizia invece rappresentano per i migranti. Partire dall'Etiopia, partire dalla Costa d'Avorio, avendo una rete di conoscenti, amici che possono fornire un lavoro o anche una casa, semplicemente un luogo dove stare, un luogo dove delle persone fidate con cui parlare, è una resilienza, quindi una possibilità di recuperare e andare avanti nel proprio percorso talmente grande che davvero il regolamento di Dublino la mette in discussione in maniera troppo radicale, impedendo a moltissimi migranti di raggiungere i propri familiari o il proprio network amicali. Non vi ho detto, queste sigle che vedete dopo le dichiarazioni sono i codici che ho dato ai miei informatori, che al momento ovviamente sono anonimi per quanto riguarda questo lavoro. Alcuni hanno accettato di avere il lavoro nel report finale, il loro nome pubblicato, altri no. Comunque, con una sigla io indico la persona che mi ha dato quelle informazioni. Quindi tutto quello che vedete qui non sono cose che ho detto io, che penso io, ma cose che provengono da quella ricerca sul campo. Poi certamente le pratiche di ritorno forzato ai confini italiani. Ventimiglia è il caso che abbiamo visto, ma allo stesso modo è problematica Bardonecchia, Como e il Brennero. Luoghi in cui il migrante cerca, prende anche il treno, prova ad andare di là, viene fermato molto spesso su base razziale e viene rimandato in Italia. Che queste condizioni sono chiaramente creano una grandissima vulnerabilità nelle persone. Scusi, professoressa, può ripetere quest'ultimo concetto? Cioè i ritorni forzati ai confini? Sì. Abbiamo visto una lezione seconda, no, terza, scusate, sui confini interni in Europa, che diversi confini italiani, abbiamo lavorato sul caso di Ventimiglia, però hanno lo stesso problema, i confini nei pressi di Bardonecchia, Como verso la Svizzera e il Brennero verso l'Austria, dove le polizie dei paesi confinanti, quindi Francia, Svizzera e Austria, rimandano indietro i migranti che trovano in transito sui loro confini, perché molto spesso sono appunto migranti che, non, appunto, che o dovrebbero chiedere asilo in Italia o non hanno le impronte prese, ma che loro desiderano non avere nel proprio territorio. E non è una cosa che si possa, cioè sono delle concertazioni tra le forze dell'ordine italiane e francesi e svizzere e austriache per cercare di arginare la questione, ma è molto difficile e non c'è appunto un regolamento europeo che obblighi tutti ad uno stesso atteggiamento verso questi transiti confinari.
c'è il regolamento di Dublino che li impedirebbe, e quindi sul regolamento di Dublino le polizie degli stati confinanti all'Italia rimandano indietro i migranti in transito. Essere rimandato indietro sul confine quando invece il mio obiettivo è assolutamente attraversarlo perché ho gli amici di là, la famiglia di là, sto intraprendendo un viaggio che ha senso in quella direzione. Continuare a essere rimandati indietro chiaramente li rende molto vulnerabili alla tratta, perché se non riesco ad arrivare a oltrepassare il confine Italia-Austria, per dire in maniera regolare, mi affiderò a una rete di trafficanti che mi nasconde dentro un camion frigorifero e magari ci muoio dentro, come purtroppo spesso accade. Ne troverai un modo irregolare, un modo per nascondermi e portarmi al di là del confine, in modo che la polizia non mi trovi. In questo senso le pratiche di respingimento forzato ai confini sono vulnerabilità alla tratta. È chiaro? Sì, grazie mille. Ora, i servizi antitratta, di cui non abbiamo ancora parlato, ma adesso parleremo perché è una cosa importante, sono anche, cioè possono essere un'estrema resilienza, una grandissima risorsa per le persone vittime di tratta, ma possono anche essere una ragione di vulnerabilità. Perché e quando? Quando sono applicati male, quando non sono applicati nella maniera adatta. Ora, c'è da parte di veramente tutte, quasi tutte le persone con cui ho parlato nella mia ricerca, una implementazione non corretta della legislazione corrente. Ovvero, per le vittime di tratta c'è un percorso specifico che si chiama articolo 18 e che prevede che la persona sia messa in una situazione di assoluta sicurezza, in appartamenti protetti, viene ritirato il telefono, vengono ritirate tutti i contatti col mondo esterno, in modo che la persona non sia più rintracciabile dalla rete di tratta. Nel momento in cui la persona arriva come migrante, quindi chiede protezione internazionale per ricevere l'asilo, per ricevere lo status di rifugiato, dovrebbe essere messa in condizione di sapere che c'è anche il percorso articolo 18, ok? Che non, se questa donna, per esempio, faccio l'esempio classico, donna nigeriana, vittima di tratta, può anche chiedere l'altro sistema, che è molto più anche professionalizzante, c'è tutto un percorso di accesso al lavoro che viene fatto in maniera molto, molto capillare nei posti in articolo 18, nei posti in accoglienza per vittime di tratta. Ok? C'è un altro per un altro iter completamente. È difficile per gli operatori stessi riconoscere se una persona è vittima di tratta o meno. È difficile allo sbarco, quasi impossibile, come abbiamo visto, anche se dovrebbe essere lì che ci si rende conto se la persona è una vittima di tratta o no, e quindi indirizzarla esattamente all'articolo 18, quindi tutto il percorso di tutela, di protezione che viene garantito a queste vittime. D'altro canto, i posti proprio fisici che ci sono, gli appartamenti protetti, gestiti, per venire incontro alle persone che accedono all'articolo 18 sono pochi, molto pochi, e per le vittime di tratta sono pochissimi, e specialmente non ci sono nei posti più, diciamo, più delicati, cioè ai confini. Sono pochissimi in Sicilia, al luogo di arrivo, e nessuno, non ce n'è nessuno a Ventimiglia, non ce n'è nessuno al Brennero, dove le persone sono più disperate nel loro bisogno di oltrepassare quel confine, quindi più vulnerabili al finire in reti di tratta per poterlo fare. Quindi non c'è, in realtà c'è un sistema, quindi, cioè, in Italia spesso accade, no? Anche lo abbiamo che so, questioni di minori, cioè che abbiamo un sistema strutturatissimo, molto ben funzionante, una legge perfetta per incontrare i bisogni di queste persone.
Tra la teoria e poi la pratica, l'applicabilità di questo c'è un bello spazio, uno spazio complesso e molto difficile da riempire. E poi c'è, rispetto insomma, ai servizi di antitratta, una mancanza di reali alternative nel momento in cui la persona viene reintegrata nella società. Difficilissimo trovare un'opportunità di lavoro, difficilissimo trovare poi una collocazione fattibile che renda la vita possibile da sole alle persone che escono dall'articolo 18. Poi la mancanza di informazioni, anche secondo me, è un tema molto importante, per quanto riguarda la vulnerabilità. Se penso a me stessa in arrivo in un paese completamente sconosciuto, di cui non conosco la lingua, di cui non so niente, il fatto di non sapere quali sono i miei diritti, molto spesso, come vi dicevo prima, di non sapere nemmeno dove sono. Mi rende vulnerabilissimo rispetto invece a una rete di trafficanti che magari parla benissimo la mia lingua, che mi convince utilizzando tutta una serie di riferimenti culturali che io conosco, che mi fanno sentire sicura. E quindi sarà più facile che io scelga di approcciarmi a chi mi si rivolge in un modo che capisco, piuttosto di approcciarmi, di fidarmi di chi mi si rivolge in un modo che non capisco. Da qui la grande necessità di avere mediatori linguistici ai luoghi di sbarco, che ci sono, ma sono quasi sempre insufficienti in numero, e che fanno dei turni massacranti di lavoro. Io conosco molto bene un mediatore linguistico eritreo che lavora a Lampedusa e che fa un lavoro davvero di grandissima dedizione personale, di grandissima fatica. È un lavoro che è estremamente usurante, massacrante anche dal punto di vista psicologico. Non c'è quindi differenza chiara, ovviamente non c'è nemmeno per noi, figuriamoci per loro, una differenza chiara tra noi, intendo noi italiani che viviamo in questo sistema, in questo mondo, non c'è differenza chiara tra asilo, protezione internazionale, protezione per vittime di tratta, e non c'è un'adeguata spiegazione allo sbarco, non c'è il tempo, non c'è la situazione adatta per farlo. Uno dei rischi molto grandi, e che purtroppo accade, è il fatto che la gente perda la fiducia negli operatori nel momento in cui non trovano una corrispondenza rispetto ai loro bisogni e alla loro situazione. E questo è il paper di Barbara Pinelli di questa settimana, che è anche obbligatorio, è molto bello, è molto, molto significativo in questo. O possono, magari si dimenticano di presentare le richieste di asilo. Perdono dei mesi, perdono la cognizione anche del tempo, nel rimanere chiusi in un centro per molto tempo. E possono diventare depresse, molte persone cadono in depressione perché si sentono bloccate e non riescono appunto a procedere nel loro percorso. Professoressa, scusi l'interruzione, volevo, diciamo, in qualche modo testimoniare, non so se adesso è ancora così, diciamo intorno al, non ricordo bene, comunque molto prima del 2010, io ho partecipato a un corso di mediazione sociale, finanziato dalla Regione Campania. Parallelamente si svolgeva un corso di mediazione, interculturale, che praticamente era, insomma, riservato comunque a persone migranti. Proprio perché la conoscenza della lingua, anche araba, era ovviamente, o anche altre, insomma, altre lingue, era come dire una facilità, cioè nel senso era un punto di forza, quindi era riservato esclusivamente a loro, quindi spesso ci siamo incrociati, insomma, abbiamo parlato. Ecco, mi chiedo come mai questi progetti, finanziati ovviamente dal governo, dalle regioni, ora si sono completamente interrotti, cioè io non ho più notizia di corsi, ecco, riservati. Io partecipavo a un corso di mediazione sociale, però la mediazione interculturale richiedeva ovviamente conoscenza anche del luogo di origine, dei paesi di Certo, origine. no, ma non sono interrotti, ci sono sempre sia corsi che soprattutto insomma, si richiedono
l'expertise di queste persone, moltissimo. Esatto, sì. Esiste ancora questo tipo di formazione. Sì. Il problema, sì, no, esiste, il problema è che non sono mai abbastanza. Ah, ecco. Dovrebbe esserci un investimento molto più Anche perché loro erano molto, ingente. diciamo, non solo contenti di partecipare, credevano in questo progetto di formazione riservato a loro, perché ovviamente loro Certo, sono ma sì, anche perché, diverso non lo so, migliore del per nostro. esempio nel contesto della tratta, moltissime, quasi tutte le persone che fanno da mediatrici sono ex vittime di tratta. Il che permette Ok. a loro di avere un lavoro dopo l'uscita, Certo. ma anche di in qualche modo intervenire in un meccanismo che per loro è stato mortale, che le ha messe in grandissimo pericolo, in grandissima sofferenza psicologica. Intervenire per aiutare altre persone che, infatti, il video che vi volevo mostrare, ma di cui non ho assolutamente tempo, ma casomai la prossima volta lo guardiamo, perché lì c'è proprio la mediatrice nigeriana. Lei è una ex vittima di tratta e adesso fa questo lavoro, Ok. mediatrice. E lei spiega bene, anche non solo in quello che dice, ma anche in come si muove, come si atteggia rispetto alle sue connazionali, di cui capisce bene non solo la lingua, ma anche i sogni, ma anche il progetto, ma anche la distruzione di questo progetto. E tutto per lei è perfettamente comprensibile, no? E quindi il ruolo di questa persona è fondamentale nel recupero e nel recupero proprio delle vittime di tratta nel momento in cui cercano di uscire da quella condizione. Io sono d'accordissimo con lei, dovrebbe esserci moltissimi finanziamenti in più a E questo. anche poi una loro collocazione nei servizi, ad esempio in ospedale, io ho avuto mia mamma che ha lavorato in ospedale per tanto tempo, quindi devo dire che invece queste figure, pur essendo formate, queste persone non venivano in qualche modo, non trovavano la loro collocazione. Allora mi è sorto il dubbio che invece a monte non ci fosse un business, cioè nel senso la regione Campania organizza corsi per cui si pagano i formatori e poi queste persone. E mia madre infatti spesso mi diceva, insomma, mi sottolineava la necessità di avere figure che appunto conoscessero la lingua, la cultura di origine. In realtà poi queste persone non trovavano la loro collocazione all'interno dei servizi, non so, uno sportello del comune, in ospedale soprattutto. Quindi è chiaro che quando loro arrivavano, mia madre era caposala di un reparto, c'erano insomma, notevoli difficoltà anche di sola comprensione e non cioè anche nell'esprimere una richiesta di aiuto. Certo, sono Quindi queste persone poi ovviamente, non lo so, venivano formate, a me è sembrato a un certo punto che fosse più che altro, cioè, rientrasse in un circolo quasi un po' vizioso, cioè paghiamo i formatori perché appunto diano gli strumenti anche per operare come mediatori, però poi in realtà è finito il corso, tanti saluti, non lo so, questo io parlo della regione Campania, quindi ora vivo nel Lazio, non so, non conosco bene questa realtà. In Toscana, dove pure ho vissuto per 15 anni, non mi pare ci fosse, anzi, con l'avvento dei governi di destra c'è stata una chiusura assoluta, cioè fino a quando c'era, mi dispiace dirlo, c'erano governi di sinistra, di centrosinistra, molti centri anche insomma, di accoglienza, anche a livello proprio di accoglienza dei bambini migranti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua. Funzionavano e io da insegnante ho spesso collaborato con queste case delle culture per aiutare questi bambini anche nel dopo scuola, quindi per le attività che venivano realizzate, promosse a livello gratuito. Dopo l'avvento dei governi, insomma, amministrazioni di destra, questi centri sono stati senza nessuna ragione completamente chiusi, definitivamente chiusi, interrompendo anche un ponte tra la scuola e queste famiglie, quindi le famiglie di questi bambini, questi ragazzi, spesso anche rifugiati, per esempio, io vivevo nel comune di Arezzo, ho avuto alunni che sono arrivati da zone di guerra e hanno ottenuto lo status di rifugiato, quindi hanno poi insomma, ottenuto una casa, un alloggio, è stato garantito, non so, un corso di corso sportivo fuori dalla scuola, insomma, tanti. Però, insomma, diciamo che le politiche poi di destra hanno un po', insomma, come dire, sconvolto e stravolto quelli che erano stati quei progetti. Noi abbiamo fatto anche delle manifestazioni di protesta verso queste iniziative, davvero senza nessuna giustificazione. Quindi, sinceramente, io da insegnante mi sono ritrovata sola a dover, insomma, come dire, senza conoscenza, appunto, a volte spesso della cultura di origine,
E quindi Vero, grandi anche difficoltà. se quel tema è molto, molto sentito anche e soprattutto per chi lavora nelle scuole, questo è vero, è Sì, una cosa molto importante. assolutamente. E cioè, diciamo, non ci sono grandissimi investimenti in questo, insomma, stiamo vedendo anche in questo momento storico Ma molto anche poi la complicato. collocazione, cioè nel senso, a me sembra che il sociale, parlando anche poi anche delle case, cioè nel senso dei centri di accoglienza, anche in quel caso, io vedo, ho visto con i miei occhi nella regione Campania, veramente, cioè nel senso non un business, cioè una mafia organizzata dai gestori di queste strutture che praticamente prendono queste persone e le portano a lavorare in nero, cioè fanno da, come dire, insomma, si fanno addirittura datori di lavoro, ovviamente irregolare. Ed è Certo. una cosa scandalosa, veramente scandalosa, perché poi questi ragazzi lavorano per 20 euro al giorno, anche per 8 ore, 9 ore al giorno, è tutto autorizzato, cioè loro si prestano, però spesso Certo, tutti poi questi soldi non vanno è anche in mano a chi gestisce. autorizzato, però funziona, diciamo, esiste e procede. Infatti, adesso lei giustamente con quello che ha appena detto mi sta in realtà commentando questa slide successiva, perché proprio l'accesso al mercato del lavoro, che è un altro caso, un altro fattore di grandissima vulnerabilità delle persone, no? Anche in Italia, come dice giustamente lei, quella che è detta economia informale, o insomma, Certo. più volgarmente mercato nero del lavoro, è molto diffuso. E non è diffuso soltanto per i migranti, è diffuso anche negli italiani, no? Insomma, abbiamo un tasso di accesso al lavoro non irregolare molto grande. Quindi, in un contesto in cui c'è difficoltà di accesso al lavoro regolare per gli italiani, cioè chiaramente anche per i migranti, e questo è un elemento che è stato definito come un elemento che aumenta di molto la loro vulnerabilità, che se i migranti non possono accedere a un lavoro regolare, possono, quindi devono per forza accettare una condizione di sfruttamento. Dall'altro lato, però, mi è successo di incontrare migranti che vengono in Italia apposta da altri paesi europei. Intendo sempre migranti, magari africani, subsahariani, che vengono in Italia apposta proprio perché il mercato del lavoro è talmente informale che loro, pur non avendo alcun tipo di documento che permetterebbe di lavorare regolarmente, in Italia sanno che lo troveranno. Quindi, riempendo in qualche modo le fila dei lavoratori irregolari nel nostro paese. Cioè, da un lato è chiaramente una fonte di vulnerabilità al mercato, cioè all'economia informale italiana, senza nessun dubbio. Dall'altro lato, però, è anche una risorsa per chi ha bisogno di lavorare e non trova lavoro in nessun altro posto, in nessun altro Stato europeo o più difficilmente che in Italia perché non ha documenti regolari. Vi capite? È una sorta di contraddizione continua questa questione dell'irregolarità. Se sono irregolare non posso trovare un lavoro regolare e quindi mi riferisco per forza alle maglie del lavoro dell'economia informale in Italia, ma addirittura se risiedo fuori dall'Italia in questo momento, magari andrò stagionalmente in Puglia a raccogliere i pomodori perché so che là non importa che documenti ho, lo posso fare e basta, e quindi raccolgo quei soldi che mi permettono di vivere da un lato e mandare qualcosa a casa dall'altro. Dice, cioè, l'irregolarità in qualche modo crea altra irregolarità in continuazione, cioè un Sì. fenomeno che non si ferma, no? Che diventa sempre più grande e che travalica anche i confini nazionali molto spesso. E il settore agricolo, diciamo, è il settore dove anche gli italiani sono impiegati irregolarmente e i migranti lo sono semplicemente molto di più. Abbiamo visto che non solo i migranti irregolari possono diventare vittime di tratta, ma anche quelli regolari con uno status di rifugiato che permette loro di lavorare regolarmente, perché non hanno, diciamo, sono alternative a quel tipo di spazio lavorativo per loro. Quindi, diciamo, l'irregolarità nell'economia informale italiana dà spazio a moltissime persone, essendo però
da un lato un'opportunità di lavoro, ma dall'altro una grandissima fonte di vulnerabilità allo sfruttamento. Poi c'è, insomma, vorrei chiudere con la questione dello stigma sociale della vittimizzazione, altri elementi di grande vulnerabilità. Poi la prossima volta ce lo guardiamo questo video perché secondo me comunque sulla mediatrice nigeriana, insomma, mi può dare degli spunti di riflessione e dei spunti di riflessione anche sul genere, no? Lo stigma sociale è un problema enorme, soprattutto per le donne vittime di tratta. In Italia, molto spesso essere una donna nigeriana vuol dire essere una prostituta, non una vittima di tratta, una prostituta. Anche la mancanza di connessione tra essere una prostituta ed essere sfruttata è indicativa. Penso sia comune anche a voi questo tipo di sentire, no? Anche se non lo pensate voi stessi o voi stesse questo, però vi succederà sentendo, so che donne nigeriane normalmente sono prostitute, punto. Difficilmente sono collocabili altrove. Il che, se volete, non è, cioè, è un problema grossissimo per loro, perché le chiude in una scatola in cui lo stigma sociale a cui sono sottoposte impedisce loro di fare qualsiasi tipo di altra cosa. È una vittimizzazione che non è soltanto, quindi questa situazione di stigma sociale crea vittimizzazione nelle persone, che non è data soltanto dal contesto sociale intorno a loro, ma molto spesso anche dall'attitudine dei lavoratori, degli operatori sociali attorno a loro. E su questo il paper di Barbara Pinelli, se riuscite a leggerlo per venerdì, è per oggi, però se riuscite a leggerlo per venerdì, veramente capite tutta una serie di elementi. Di cui parleremo anche venerdì. C'è questa attitudine, no, di volerle aiutare, salvare, educare, come se il fatto di essere portatrici di una cultura diversa, di una modalità di fare le cose diverse, debba essere disciplinato all'interno dei centri da parte dei lavoratori sociali, degli operatori sociali in Italia. Il che crea ancora più vittimizzazione, c'è cioè ancora l'incapacità di uscire da uno stereotipo entro cui tendiamo a infilare le donne vittime di tratta, specialmente le donne, o in generale comunque le donne migranti. Abbiamo questo bisogno di metterle in un posto specifico che sia per noi più comprensibile e più gestibile. E poi c'è il grande tema, che non so se abbiamo trattato, ma lo dobbiamo assolutamente fare nei prossimi 5 minuti che ci restano, che è la questione della necessità di produrre una storia di vittimizzazione. Immaginate che io debba assolutamente accedere, appunto, non ho visto regolare, non posso accedere regolarmente all'Europa, quindi faccio richiesta di asilo. Ma vengo appunto dalla Nigeria, dal Ghana, vengo da un paese in cui non c'è conflitto in corso, non difficilmente dimostrerò di. Non sono siriana, da dove sono? Chiaramente non posso e devo poter richiedere asilo politico e mi viene dato lo status di rifugiato in maniera abbastanza automatica. Quindi, quale sarà la mia strategia per essere riconosciuta come una vittima di qualcosa e quindi ricevere una protezione, poter rimanere regolarmente in Italia. Sarà quella di enfatizzare il più possibile gli elementi di vittima che caratterizzano la mia storia e cercare quindi di conformarmi a quel tipo di profilo. Più sarò vittima, più sarà facile convincere la Commissione a darmi, se non diciamo, il permesso legato allo status di rifugiato, magari una sussidiaria. Chiaramente questo bisogno di produrre una storia vittimizzante ha delle potenziali conseguenze devastanti sulla,
storia personale di questi individui. Immaginate, insomma, i possibili risvolti psicologici, ma anche possibili risvolti pratici di essersi autodefiniti una vittima per molti anni e uscire a quel punto, no? Al momento in cui il permesso lo ricevi, devi a quel punto uscire dalla tua condizione di vittima per poterti integrare in maniera corretta, e poi insomma, discuteremo anche i temi di integrazione la prossima volta, cioè che cosa richiede. Se mi sono dovuta rappresentare come vittima per mesi e mesi, forse per anni, mi sarà molto difficile uscire da questa categorizzazione. E poi, insomma, l'esacerbazione delle differenze culturali è percepita come un rischio, e questo è legato ai temi che abbiamo discusso nella lezione della mediazione culturale. La culturalizzazione delle diversità è un tema, diciamo, molto scivoloso. Avrete sentito, appunto, torniamo alle nigeriane, vuoi impiegare una nigeriana come commessa? Sei sicuro? Sono tutte prostitute? Oppure, ah, inutile che assumi un africano subsahariano come segretario, sono persone che non hanno, sono persone lente. Meglio di no, meglio che assumi un'altra cosa. Sono tutti stereotipi, però, che fanno parte piuttosto, in maniera piuttosto capillare della nostra rappresentazione degli altri. Finire dentro una scatola di categoria che ha, diciamo, anche la vittimizzazione come sua forma, è certamente negativo non solo nel momento in cui accade, ma anche per tutta poi la fase di tentativo di integrazione di questa persona, uscita dalla situazione di sfruttamento e di uscita anche dalla situazione di chiusura dentro un centro di accoglienza. Ecco. Se non ci sono domande, io chiuderei qui, che siamo a domanda, la vedo arrivare. Per la prossima volta, vi direi, allora, per oggi avete due scritti, quello di Pinelli e quello di Sciurba. Leggetevi quello di Pinelli, di Barbara Pinelli, che è un'etnografia che lei fa sulla storia di due donne migranti subsahariane che arrivano in Italia e segue il loro percorso all'interno del centro, cioè cosa succede a loro, il disciplinamento delle loro persone in quanto vittime di qualcosa e in quanto non brave abbastanza a conformarsi al modello italiano, e fa tutta un'analisi su come il sistema centro sia in realtà un sistema che abbatte la soggettività delle persone, che abbatte la loro possibilità di uscirne e di proporsi una volta uscite come individui pieni con la loro storia, con la loro esperienza, con le loro capacità. Ed è per me, insomma, il primo step per entrare dentro la questione di genere, no? Perché è una cosa che accade moltissimo alle donne, accade a tutti, insomma, questa categorizzazione, per esempio, delle differenze culturali è comune, donne e uomini, non è particolare bambini, insomma, tutti i bambini rom rubano, insomma, una cosa abbastanza tristemente piuttosto diffusa come categoria, no? Quindi anche i bambini, non so, sono immuni a questo tipo di categorizzazione. Fortunatamente, professoressa, possiamo contare noi insegnanti anche su una bellissima letteratura per l'infanzia che invece ci offre un valido supporto in questo senso. Io ricordo Catizzi, scritto proprio da una, Non appunto, da una donna. conosco, lei ci Sì, è un romanzo per ragazzi, ovviamente. Io ho spesso letto proprio per. Faccia sapere che interessa molto. Se per la prossima volta ci porta Assolutamente. qualche titolo, è una cosa molto Assolutamente, utile. sì. Ne abbiamo diversi, io ne ho letti sempre perché ovviamente il tema della migrazione, mi sento anch'io una migrante, visto che per motivi di lavoro ho lasciato la mia regione d'origine, quindi è un tema che mi è molto caro, ho sempre interagito con persone, con genitori, quindi persone adulte,
di culture altre, per cui insomma, un tema che poi ho sempre riproposto ai miei alunni. E devo dire che veramente sugli stereotipi ci lavoriamo tanto, soprattutto in questo senso. E devo dire che c'è una bella letteratura per l'infanzia, per i ragazzi, anche adolescenti, che, insomma. E poi tra l'altro in Toscana questo tema era molto sentito e quindi ci sono stati interventi anche di Gabriele il Grande, nelle nostre scuole avevamo associazioni del Bangladesh che insomma ci aiutavano anche nell'insegnamento della lingua bangla nelle scuole, quindi ecco, se vi posso dare del suo offrire scuola, certo. Un aiuto, sì, assolutamente. Mi piace sapere se ha qualche titolo da consigliare su questi libri per l'infanzia che potrebbe essere utile, insomma, a me sicuramente, ma anche a qualcuno. Ok, benissimo, assolutamente sì, vi faccio... Va bene, vi saluto adesso che siamo ben oltre il tempo consentito. E, ci vediamo venerdì e discutiamo appunto l'ultimissima parte di questa lezione, cioè i contenuti più specifici del paper di Barbara Pinelli, e poi entriamo anche nel tema più vivo, appunto, la questione dell'approccio femminile e femminista alle migrazioni. Grazie di essere stati Grazie, arrivederci. Con noi oggi, arrivederci. E buona giornata.